Massimo Vacchetto, capitano della Nocciole Marchisio Cortemiglia. Chiudiamo il girone di andata dei playoff in testa alla classifica, un punto di vantaggio sull'Imperiese. La matematica non c'è ancora per l'accesso sicuro in semifinale, però direi che fieno in cascina ce n'è a sufficienza, forse. Sì, sì, sì. Primo obiettivo per questa fase qua è appunto rimanere nei primi tre. Adesso abbiamo disputato un ottimo girone d'andata, direi tabellina di marcia impeccabile. E soprattutto era molto, molto importante lo scontro diretto contro l'Imperiese, perché altrimenti saremmo rimasti a meno tre da loro. Adesso siamo solo più uno, però diciamo che è stata molto, molto importante come vittoria, anche moralmente, perché non avevamo ancora vinto contro di loro. Oggi era importante cercare di tornare davanti e per qualificarsi per la semifinale e per cercare di chiudere appunto in vetta la classifica. Il percorso è ancora molto lungo, però stiamo giocando bene, sono contento. La partita, possiamo dire, un po' di difficoltà all'inizio, però poi dopo, soprattutto nel secondo tempo, tra la fine del primo tempo e la ripresa, è volata via in scioltezza. Sì, ma sappiamo che Enrico è sempre un avversario ostico. La squadra, quando lui riesce a spingere come nel primo tempo con questa palla molto imprevedibile, c'è e ben allestita, e quindi riesce a metterci in difficoltà tutti, e noi abbiamo fatto la stessa fine. Abbiamo dovuto in qualche modo trovare una chiave di lettura per riuscire ad essere più concreti nel gioco, perché anche all'inizio comunque la partita era molto equilibrata, ma abbiamo commesso magari qualche errorino di troppo, merito degli avversari che ci mettevano appunto palloni difficili. Dopo, quando siamo riusciti a leggere meglio le situazioni, credo che si sia visto, abbiamo preso più consapevolezza e più sicurezza e siamo riusciti ad andare avanti bene. Sabato sera si va a Dolcedo, partita non di campionato ma semifinale secca di Coppa Italia, o dentro o fuori? Sì, assolutamente, andiamo a Dolcedo, abbiamo fatto alcuni passi falsi nella prima fase che ci hanno appunto messo in questa situazione di apparente svantaggio, dovendo andare a giocare appunto ad Imperia con questo campo molto, molto particolare. Ci andiamo carichi, sperando di poter far bene e di riuscire a raggiungere l'obiettivo della finale. Per l'Araldica Castagnole Lanze parla questa sera il centrale Davide Amoretti. Beh, sulla partita direi che c'è poco da dire, se non un po' di lotta all'inizio, ma soprattutto due punti che vi avrebbero permesso, persi naturalmente, che vi avrebbero permessi di arrivare proprio a ridosso delle prime tre posizioni. Nulla è ancora perso, però certo un'occasione sprecata questa sera. Sì, parlare di occasione sprecata contro Massimo Vacchetto è sempre un po', non so, mi sembra sempre un po' difficile. Diciamo che per come è stata la prima parte, non so nemmeno se dire potevamo fare qualcosa in più, potevamo fare qualcosa sicuramente. Lì c'è la lettura della partita, se potevamo fare quattro, non lo so, potevamo fare di più nella prima parte, forse perché eravamo più vicini. Nella seconda è stato un pallone dentro di un dito che poteva andare 6-4, secondo me vincere era difficile, però magari durava un po' di più. Invece abbiamo preso un bello schiaffo morale con quel pallone, e il gioco dopo infatti abbiamo perso a 0 di nuovo con un pallone stratosferico, però preso la canata, è finito praticamente niente. Ripeto, ho visto un buonissimo Enrico per una prima parte, e è anche vero che ho visto un Massimo dove il pallone viaggiava molto bene, quindi quando lui gioca così è più difficile anche per quelli davanti. Certamente arrivano dei palloni che sono veramente importanti, però dai, abbiamo fatto due vittorie nel giorno d'andata, sappiamo che dobbiamo stringere i denti e provare a fare qualcosa di più nel ritorno, ci proviamo.